c'è chi dice io sono prepotente perché sono bullo d'argagliarte bello, ma non mi importa, non mi serve niente, chi può parlare con me caccia il cortello. Sono conosciuto ogni commissariato, a Trevi, a Ponte Arcelli, al Viminale, all'isola c'ho fatto noviziata, adesso ognuno mi ha da rispettare. Chi è che non conosce Ginger Bullo? E ne ha parlato tanto il messaggero, dico ogni sempre il vero, non dico impunità. Si nomini Gigetto per l'Urione, la gente a tre mani, ce ne ho mannati tanti all'ospedale, ma tanti che se sa. E poi ne avete letto sul messaggero, sul Corriere e su tutti gli altri giornali di Roma e dei paesi circonvicini i ferimenti del solito sconosciuto. E a me il solito sconosciuto ieri. Nero io. Sono sempre io il solito ignoto della notte. Io sono ammonito e sorvegliato. Sono stato 12 o 13 volte carcerato al manicomio criminale. Non mi vergogno di dirlo per niente. Anzi, me ne avanto. E per questo che i ragazzi mi vanno bene, perché si accorgono che c'è un po' di fegato e un po' di trippa. E poi, come si dice, c'ho anche il canto a maliature. Attacca ai carcitoie, famo sentire. Ci avete li ricetti fatti a molla e dritto c'è il pitocchietto che ci abballa. E dritto c'è il pitocchietto che ci abballa. La cimice ci fa la sentinella. La sentinella. Una sera per Bettina la zinnona ne incontrai in sé sa quanti. Se incontrassimo Ciuppo e Tortinona io gli dissi au, fatevo avanti che lì di caccia coda voglio fa la panza uno per uno da farla diventare uno scolabrodo. Gigetto ne ha paura di nessuno. Oddio, mi saltarono addosso 50 sti infamoni boglioni carognoni trucidoni che devono ringraziare il cielo che quel giorno c'avevo pure un torcicollo al braccio. Mi ridussero un sallazzero che quando mi portarono all'ospedale ci vollero 10 gnumetti gommitoli di fir de ferro per ricucirmi tutto. Man mano da capità è il primo che mi capita a tiro io do un carcio un panzo lo manno in cielo che se non passa di Pineto con l'aeroplano e una pagnottella imbottita da morire di fame quanto è per il Dio, quanto è vero. Poi arrivò il commissario col brigadiere, il commissario mi fece dice giovinotto mi dia il suo nome e cognome. Dica commissario, se stasera gli do il nome e il cognome a lei, io poi domani come mi chiamo? Poi si perdette una mortitudine di tempo in cianfrusaglie varie e al fine lui mi disse venga al commissariato con me. Vollero condurmi, mi ci gioco forza. Dice venga se con me, io andai se con lui, loro vennero se con noi e tutti insieme siamo andati se con loro umami. So tempacci. L'altra sera, solito da Faraglia, appiamo in caffè per riscaldarmi il gricile. E il gricile a bocca dello stomaco, no? Due lire a un caffè. Detta un uomo come me che non gli aveva fatto niente di male. Dica perché due lire che era incarato? Dice la tassa sul lusso. E stavo vestito così. Domani ci voglio andare con una foglia di figo, voglio vedere quanto mi metti. Ma il Dio è giusto. Il Dio è giusto, l'ha castigati. C'era scritto compreso il servizio. E io me lo so compreso. Ha capito si chi ha Gigetto? A me mi hanno da lassa a perdere perché io puzzo e puzzo forte. Quando mi scappa a me può scappare pure a tutti gli altri. Io divento una pecorella solo quando sto con la mia ragazza. Si chiama Annunziatina la Fardona. E tutte le sere fra il lusco e il brusco, le fronne al fresco, vado sotto le finestre di casa sua e gli canto sta canzone qua che bombe fosse di. Attacca Gioacchì che sana. Affaccia dalla finestra un grugno sferanto del bene mio conosci il sentimento del bene mio conosci mi caccio via tutti del bene mio conosci era il sentimento te paga me la scena che t'amo da tanto io t'amo tanto. Aperto, vengo subito.